È la vostra primavera, l'hai detto, ma insomma traduciamola subito in dati, più 17% chiusura 2017. La stima potrebbe essere un po' di più, un po' di meno. Però anche con già proiezione, insomma, se tutto va come deve andare, 2018 un'altra crescita double digit. Yes. Soprattutto poi l'autorizzazione, quindi le capability ci sono per poter inaugurare anche a Milano DAN, che poi io lo dico all'italiana, la vostra struttura worldwide digital trasversale, no? Di innovazione tecnologica. E poi una nuova direzione creativa globale con Gina e Ugo, esatto, che è un percorso che prosegue nella tradizione, perché entrambi insomma hanno radici in TBUA. Ugo rientra dopo l'esperienza australiana, dopo l'esperienza in Fiat, però insomma la disruptive vince. No, la disruption è alla base di tutto, quindi a noi piace molto, essendo disruptive, valorizzare i talenti interni. Quindi Gina è con noi da prima che io arrivassi in TBUA, ha dato prova non solo di creatività ma anche di managerialità, che è molto importante per un direttore creativo, sull'agenzia di Roma nell'ultimo anno e prima ancora su clienti giganteschi come Eni o McDonald's. Gina, anche questo è disruptive, ha chiesto lei di avere un dio oscuro, perché noi siamo stati d'accordo e abbiamo scelto, soprattutto Gina, Ugo, che è un altro cavallo di ritorno. Anche questo è disruptive, nel senso, è una bella cosa di Gina avere la lucidità di capire qual è la cosa migliore per l'agenzia. Quindi siamo molto contenti di quello, siamo molto contenti della crescita, siamo molto contenti del digitale, siamo molto contenti di Integer, e siamo molto contenti di avere un board. Diciamo che, cioè, il ragionamento è quello per l'intero gruppo, no? Perché poi, cioè, si può lavorare anche sfaccettati, però c'è un'unica visione, la possibilità anche di interagire con tutte le sigle. Allora, il mio sogno è il sogno di TBUA Italia è di essere dei veri partner dei brand, applicando il pensiero strategico, che per noi parte dalla disruption, a tutti i touch point. Credo che questo sia il futuro, cioè, e rende sempre più importante il pensiero a monte, perché se io ho un forte pensiero a monte, le radici famose, poi i fiori sbocciano, e quindi, perché sono i touch point che poi devo applicare. Quindi noi stiamo cercando di creare questo modello, DAN, Integer, CRM, eccetera, eccetera, per poter offrire ai nostri clienti la possibilità di usare noi per tutti i touch point. Altro fiore all'occhiello, insomma, del vostro gruppo è anche la fedeltà dei clienti. Vabbè, con Eni anche la gara digital ha dato appunto un altro, no, timbro di fiducia, però questo fa la differenza per poter fare dei lavori di un certo tipo, soprattutto insomma oggi che si parla tanto del valore della consulenza, della credibilità, visto insomma che uno scenario, ma ne parliamo subito dopo, lascia presupporre, no, l'entrata in campo di sigle che di consulenza se ne intendono non poco. Questo per le agenzie è fondamentale, riuscire a dimostrare la fedeltà dei clienti. Io dico sempre che se fossi un cliente andrei a vedere il tasso di fedeltà dei clienti dell'agenzia. Lo dico ovviamente perché a noi andrebbe bene se facessero questa analisi, altrimenti non lo direi. Però hai ragione che la fedeltà del parco clienti testimonia della correlazione fra quello che noi promettiamo e quello che manteniamo, che alla fine è la cosa più importante. Sulla consulenza io non ho paura, cioè il vantaggio delle società di consulenza, che poi sono diverse fra di loro, ma è che hanno alla fine della fiera una credibilità che gli genera un costo per ora dei loro consulenti molto elevato, correttamente. Il problema della nostra industria è l'opposto. Noi, pur dando a differenza loro anche un output concreto, cioè le campagne di qualsiasi touch point parliamo, abbiamo un costo per ora lavorata molto basso che non ci permette di remunerare correttamente le persone che lavorano con noi, per esempio, e quindi rischiamo di perdere talenti. Se in futuro noi, grazie a loro, siamo più competenti e quindi possiamo richiedere, siamo più credibili, e magari anche più competenti, anche se io credo che lo siamo già, ben venga. Grazie a loro o grazie a voi? Perché insomma, non nascondiamoci anche dietro un dito. Certo, l'abbassamento delle fee è colpa del mercato, di voi che l'avete permesso. Noi siamo sicuramente molto colpevoli, è una spirale viziosa che è nata 20 anni fa, 25 anni fa, e noi non siamo stati più capaci, per nostra colpa, di
farci riconoscere l'importanza che abbiamo dai clienti. Poi facciamo alla fine della fiera, anche per non è solo colpa nostra, ma anche per colpa nostra, noi stiamo avvicinandoci a una commoditizzazione del mercato dove il prezzo la fa da padrona, e questo è un po' la morte del... Secondo grande argomento è anche quello di vedere se il mercato va sempre più verso una concentrazione, ma che potrebbe diventare la stregua, insomma, di monopoli, che non sono monopoli. Cioè, cosa succede alle agenzie? Come si muoveranno di conseguenza? Ma io non credo che... Probabilmente qualche ulteriore pezzo di concentrazione potrebbe anche succedere, ma ormai abbiamo una tale concentrazione a livello di holding, dove le holding sono 4-5. Sì, potrebbe anche lì succedere che Publicis e Omnicom sono andate vicine a sposarsi. Questo tipo di concentrazione probabilmente ha già fatto il suo corso più importante. Io prevedo il fatto che probabilmente le agenzie media e le agenzie creative potrebbero avere un avvicinamento importante, perché non vedo più grandi ragioni per tenerle separate, e anzi vedo grandi opportunità, penso a Big Data, per tenerle insieme. Terzo e ultimo grande tema, quello della creatività. Tra l'altro, insomma, mi sono dimenticata di sottolineare, ma mi fa molto piacere che a capo della vostra creatività ci sia una donna, che è bello, perché non ce ne sono poche, tante, scusate, ce ne sono poche. Comunque, la creatività, che ruolo avrà? Perché insomma sembra che sia sempre più ridotta anche quella commodity, no? Disposti a pagare meno anche le direzioni creative, se vogliamo. Stanno scomparendo le seconde linee, quindi si passa dall'alto allo zero. Però poi insomma anche quando uno, cioè, lavora bene sul dato, sa come agire, dove agire, se non sa cosa dire siamo sempre lì. No, allora noi è ovvio che girava come vuoi, ma alla fine quello che si vede fuori del nostro lavoro è la cosa più importante, si chiama creatività, che deve essere figlia di un pensiero strategico importante. Però alla fine la creatività è fondamentale. Non a caso quando Gina ci ha chiesto di avere un dioscuro, anche se ovviamente costava, l'abbiamo accontentata, perché alla fine la qualità creativa dell'output è importante. Poi bisogna intendersi su che cos'è la qualità creativa, che per noi è quello che genera poi la fedeltà dei clienti, vuol dire una creatività che genera risultati. E questo non è sempre quello che in mente si ha per creatività. Il gruppo TBVA, voglio dire, continuerà a puntare sulla creatività come elemento di... Siamo assolutamente convinti che dobbiamo avere un'eccellenza creativa, che non vuol dire, famolo strano, che... Leadership creative, come è cambiato il modo di intendere. Ma sì, perché voglio dire, puntare... Allora, se io vado a vedere quello che è la creatività, le campagne straordinariamente eccellenti in termini creativi sono il 5%, quindi io non posso promettere a tutti i miei clienti che io faccio solo campagne di quel 5%, perché nessun network al mondo lo può fare. Quello che io posso e devo promettere ai miei clienti è che io ho uno standard creativo in termini di efficacia e di efficienza elevatissimo, con auspicabilmente una percentuale di picchi anche per noi. Ma quello che è importante non è il picco, quello che è importante è quello che noi pensiamo, e da lì con la tua domanda intelligente sulla fedeltà, che garantiamo un'efficienza della nostra creatività molto elevata, standard. Cioè noi sotto il 7 non ci andiamo, o non vorremmo andarci, poi succederà anche a noi nel momento di sbagliare. E quello che mi preme è dire che con Gina e Ugo noi siamo assolutamente certi di dire che possiamo tendere a quel 7 di media una volta costantemente. Poi ogni tanto ci capiterà anche a noi di avere 10, forse ogni tanto anche di avere 5, perché può succedere. Ma la cosa importante, e che credo che noi questo l'abbiamo sempre garantito, è la testimonianza della fedeltà dei nostri clienti. Però in questo senso bisogna capirsi su che cos'è creatività, che non è quel 5% di picchi a cui tutti aspiriamo, ma è quel 7 di media che rende felici i clienti perché sono efficaci ed efficienti. Unitamente alla coerenza, cioè nel senso, mezzo, se sì, anche 8 se possiamo, però unitamente alla coerenza, che è l'altro tema, perché a volte insomma si vedono oggi, soprattutto con il moltiplicarsi dei checkpoint, si vedono aziende magari che fanno una cosa qui, una cosa lì,
ed è buttare via soldi alla fine. Sei particolarmente intelligente nel porre le domande. No, è verissimo, la coerenza dei touch point è importantissima, che è figlia di un unico pensiero, pensate a Team Different per Apple, tutto quello che fa Apple, dal packaging al negozio di New York alle campagne, si somiglia. L'altra cosa è la coerenza nel tempo. Quante volte ci stufiamo delle cose che facciamo quando il consumatore, che è esposto a 5.000 messaggi al giorno teoricamente, non ha ancora capito che c'è quella cosa, perché noi l'abbiamo vista 1.000 volte, perché ce l'abbiamo in agenzia o il cliente l'ha vista 1.000 volte e vogliamo cambiare. Più a lungo tu tieni qualche cosa e più efficace sei, indubitabilmente, che non vuol dire che io tengo lo stesso spot, lo stesso contenuto o lo stesso, vuol dire che io tengo una coerenza di tutto quello che faccio, una direzione precisa, se ci esattamente. Quindi questo è la, e questi sono valori che non spesso ci vengono, cioè a cui si sta attenti, bisogna più attenzione a questo tipo di valori.